non sono una grande artista mai, però questa sera mi riesce ancora più difficile perché sono direi soddisfatta e forse anche di più orgogliosa della delibera che abbiamo presentato questa sera. E questo proprio perché mi occupo di tatuaggi, come sapete ormai da tanti anni, dal 2000 quando è arrivato sulla testa come una spada di anni. E credo che già la delibera del 2005 è stata una buona delibera, però stasera si fa un passo avanti enorme perché per la prima volta in un consiglio comunale, in una sede istituzionale, si mette nero su bianco quelle che sono le motivazioni o i dubbi circa l'utilità dell'opera. Finora le abbiamo sentite raccontate da persone che sono stati fondamentali per voi, intendo come notavo, come amministratore, come Antonello Brunetti, lo ricordo, al di là di tutti gli altri, perché forse la persona e sono contenta che questa sera appunto non si parla soltanto del Terzo Valico come la linea che passa da Quarta e dai nostri territori, ma si fa un ragionamento più ampio, viene contestualizzato nell'attuale situazione economica italiana e credo che l'amministrazione vuole prendere questa posizione, voglia anche sostenere un'idea diversa di progresso per il paese d'Italia, ma anche per il paese da qua. Noi non crediamo che il nostro futuro sia la logistica, non crediamo che il nostro futuro sia il Terzo Valico con la devastazione di forza, ma come abbiamo scritto chiaramente nella delibera, lo leggo testualmente perché mi sembra un punto importante, riteniamo fondamentale che lo Stato investa risorse in settori prioritari come scuola, sanità, pensioni, ricerca, valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali, creando una microeconomia e non dando soldi ai soliti amici dei grandi potenziali economici. Lunedì siamo appunto, come ricordavo prima, quando qui in regione dove si parlava del fatto delle opere comprensive rispetto al Terzo Valico e io sono rimasta abbastanza impressionata dal fatto che alcuni amministratori, sindaci di altri comuni o assessori, abbiano chiesto di mettere nero su bianco le motivazioni del sì al Terzo Valico perché così almeno possono portare alla gente e convincere dell'utilità di quest'opera. E la cosa più importante è che queste persone più volte hanno già votato a favore dell'opera, magari con criticità rispetto al progetto, però a favore dell'opera come strumento fondamentale per lo sviluppo dei loro territori. Credo quindi che questa sera l'amministrazione di Arquata, votando a favore di questa delibera, dimostri che non siamo tutti dei grandi potenziali economici e che non siamo succubi delle decisioni prese dall'alto. Avremmo potuto facilmente dire tanto lo fanno lo stesso e starcene di quello che gli altri hanno deciso per noi. Però quello che vogliamo per il nostro paese è sicuramente un futuro diverso. Perché siamo amministratori, credo che siamo anche responsabili e anche liberi dalle decisioni prese dall'alto.